Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è Eder, nella sua versione International Man of the Match, carta ottenuta in seguito al bel gol che ha permesso agli azzurri di vincere contro la Svezia nella seconda partita dei gironi per quanto riguarda gli europei. Devo dire che l'uscita di questa carta mi ha sicuramente spronato a provarlo, non perché la carta base sia scarsa, ma perché per una strana fissazione mia, tutti i giocatori che hanno una carta di tipo oro o non raro non riesco proprio a vederli. Cioè, se li uso mi fa proprio male al petto, e quindi poter usare sta carta bella, colorata da vedere è sicuramente una cosa parecchio carina. Ma bando alle ciance, iniziamo subito ad analizzare questo bel giocatore, iniziando dalla velocità. Troviamo un bel 86 sulla carta. 86 che rende come dovrebbe. Se gli si dà una palla lunga, la velocità c'è, riesce a prendere, anche sullo scatto riesce a bruciare la maggior parte dei difensori, quindi già abbiamo il primo contro. Per quanto riguarda il dribbling, invece troviamo uno discreto 83 sulla carta. Sembrerebbe un valore bassino, però devo ammettere che in game rende decisamente più di quello che sembra. È dotato anche di una più che discreta agilità e riesce a saltare facilmente l'uomo. Peccato solo per le 4 stelle skill che non ha, perché se le avesse avute sarebbe stata una cosa molto carina. E ritengo che un giocatore del genere, ovvero più una seconda punta che è una punta di peso, dovrebbe averle. Mi sarebbe piaciuto decisamente di più, ecco. Per quanto riguarda il tiro, invece troviamo qualche piccolo problemuccio. Troviamo innanzitutto un 81 sulla carta con statistiche abbastanza nella media, con addirittura qualcuno al di sotto. Ma il vero problema di questa carta più che altro è la finalizzazione. Tante volte mi è capitato di riuscire a saltare l'uomo, dribblarlo, entrare in area tranquillamente e poi magari il tiro facile finiva o fuori o sul palo o in bocca al portiere. È una cosa che sinceramente non pensavo accadesse, anche perché non ha un valore proprio bassino in finalizzazione, però boh, magari è buggato al contrario. Certo, il suo discreto numero di gol li ha fatti, però non nego che ne avrebbe potuti fare decisamente di più. L'unico modo che ho per farlo segnare senza troppi problemi è il classico tiro a giro con R1 sul primo palo. Perché, ad esempio, se provate un'incrociata così di potenza bella, molto difficilmente vi riesce, addirittura rischiate di mandarla fuori dallo stadio, quindi altamente sconsigliato. Le statistiche difensive al solito, visto che stiamo parlando comunque di un attaccante, le saltiamo. L'unica da menzionare sarebbe la precisione testa, ma troviamo un valore basso, quindi non ne vale neanche la pena parlarle, e andiamo direttamente al passaggio. Passaggio che mi ha piacevolmente stupito, se devo essere sincero. Mi aspettavo, sì, un passaggio decente visto il 75 sulla carta, però devo dire che a differenza della finalizzazione, il passaggio rende molto di più di quanto dovrebbe in game. Potrei addirittura provarlo COC in futuro, tanto quanto mi ha stupito, perché veramente riesce a fare dei passaggini corti che non mi dispiacciono per nulla. Anche per quanto riguarda le punizioni, il valore è abbastanza basso, però boh, per quanto riguarda queste cose, ripeto, sembra totalmente buggato. Per finire, andiamo a vedere il fisico. Anche qui, per quanto riguarda il fisico, troviamo delle statistiche bassine, infatti sono più contro che altro. Iniziando appunto dall'elevazione, dove troviamo un valore molto basso sotto il 60, che già insieme a quella, alla precisione testa diventa assolutamente un contro. Per quanto riguarda la stamina, anche qui valore bassino, quindi bisogna regolarsi un attimo con gli scatti, se no a fine partita non ci arriva. E poi il grosso difetto, forza fisica. Per quanto riguarda la forza fisica, un valore basso, 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 anche questo sotto il 60. E se non riuscite a dribblare il giocatore, cercate di andarci di fisico, perderete palla 9 volte su 10. Quindi anche qui un altro difettuccio. Per finire andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro. Tra i pro assolutamente velocità, dribbling e passaggio, come detto prima, che è stata una piacevolissima sorpresa. Per quanto riguarda i contro troviamo i colpi di testa, la forza fisica e, come ne ho parlato ampiamente poco fa, la finalizzazione. Come voto finale gli ho dato un 8 perché tutto sommato è un bel giocatore. Non costerà più di tanto, magari adesso costa qualcosa più di quello che dovrebbe costare, ma tipo già domani potrebbe scendere sotto i 40.000 e secondo me è un giocatore da provare. E poi quell'8 è anche un voto affettivo per il gol fatto oggi, l'esultanza, soprattutto, cioè aver segnato all'88esimo in quel modo è tanta roba.
Con questo il video termina. Vi ricordo di passare dai nostri social. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate. Un saluto.